Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta con il vostro Yugufo, cari followers. Buon lunedì a tutti voi. Oggi inizia una nuova settimana, è il primo giorno dopo un bel weekend che abbiamo passato, almeno io ho passato un bel weekend, spero anche voi vi siate divertiti. Purtroppo inizia una nuova settimana, si ritorna al tran tran, si ritorna alla routine, però vorrei parlare con voi di quello che è successo nel mondo della Juventus e non. Voi sapete che ci sono delle nuove regole che vanno imparate. Dobbiamo cercare di capire come funzionano le regole perché certe volte, ragazzi, è molto difficile. Bisogna capire perché ognuno dice la sua e alla fine tu, se sei la Juventus, sei l'unica condizionata da queste regole strane, mentre gli altri club, comunque, tutto a posto, loro possono fare quello che vogliono. Poi, se si parla della SFE Inter di Milano, ragazzi, è tipo l'American Express di colore oro, non lo so, proprio loro ci hanno il lascia passare per fare praticamente che cazzo gli pare, mentre altre squadre comunque sono soggette a delle leggi, a delle regole, poi la Juve giustamente ha delle regole a parte, però followers, andiamo a vedere quello che è successo. Prima vi ricordo il momento tenerezza, è importante fare l'iscrizione al canale. Voi sapete che fare l'iscrizione al canale del Gufo è gratis, basta solo fare clic sul tasto iscriviti, nient'altro, non è a pagamento, non c'è nessun pericolo. Poi, se il video vi piace, lasciate un like. Se non lasciate un like, siete dei cartonati followers. Parliamo di cose importanti. Voi avete visto le parole di Antonio Cassano? Oh, lele, occhio alla Roma per lo scudetto! Occhio alla Roma! La Roma che conquista solo 3 punti in 4 partite. Ci avevano detto che aveva fatto un mercato formidabile. Formidabile su lei. L'hanno rubato la Juve. Questo vince, segna, marca, crea gioco. Facciamo calcio, facciamo calcio. Alla fine, bella figura di merendina. Solo 3 punti in 4 partite. Il pareggio, comunque, il calciatore del Genoa è stato proprio un ex Juventus. Ha segnato De Winter. Poi attenzione perché ha segnato pure con il Bologna Iling Junior. Attenzione perché anche Moise Kean o Moise Kean sta segnando. E voi vi ricordate comunque le parole al veleno dei nostri amici giornalisti, no? Vi ricordate lui, Pasquale Guarro? Che tra l'altro guarro in spagnolo è una parolaccia, ma lasciamo stare. Chi di voi qui c'è qualcuno che quest'estate avrebbe speso 13 milioni più 5 di bonus? Perché in scadenza? Una nuova regola, ragazzi. Se c'è un calciatore in scadenza e tu lo vuoi comprare, poi lo fai per aiutare la Juve. La Fiorentina da sempre si sa che aiuta la Juve. Adesso la Fiorentina regala i soldi alla Juve comprando Kane, che sta pure in scadenza. Quindi, ragazzi, regola nuova. Adesso tu comunque. Noi, dai nostri amici giornalari, abbiamo imparato queste cose. A parte il fatto, ragazzi, a parte il fatto che se andate a vedere di che squadra è tifoso Pasquale Guarro, alla fine un'idea ce la facciamo del suo opposto al veleno, che comunque, vedete, che Ken sta segnando. Quindi alla fine, secondo me, 13 milioni sono anche pochi, visto che comunque lui segnava, giocava bene nel PSG, ha giocato tante partite in Champions. Nonostante la ancora giovane età, è un calciatore esperto, un giocatore comunque che ha giocato delle partite importanti. Comunque, Pasquale Guarro, essendo un tifoso non juventino, giusto, deve dire: ah, ma che noi così buttiamo veleno, no? Spariamo comunque sentenze per far capire che alla fine la Fiorentina l'ha comprato perché c'è qualcosa di losco, volevano aiutare la Juve. Quindi adesso si impara una cosa nuova, ragazzi. Quando uno deve spendere soldi se Kane è in scadenza, quindi se tu hai un calciatore che va a scadenza, non lo puoi vendere. È illegale perché se no tu aiuti la Juve e falsi il campionato. Poi abbiamo imparato anche una cosa, vi ricordate? Tu se hai dei calciatori giovani e sei la Juventus, non li puoi vendere. Perché se no è plusvalenza. Non si possono vendere. Tu hai dei calciatori, cosa fai? Tu sei la Juventus, hai dei calciatori. Allora, non li puoi vendere perché se no, altrimenti no, è un illecito. Fai plusvalenza, non si può fare. Noi calciatori non ne possiamo vendere. Allora magari li possiamo. Rescindiamo il contratto. Eh no, non si può rescindere il contratto. Tu stai forzando un calciatore a lasciare la squadra. Senti, se non ti vogliamo in squadra, sei fuori progetto. Rescindiamo il contratto, te ne vai un. No, no, attenzione perché lì c'è Calcagno. Quello che dice è lui ha giocato ex Sampdoria. Ha giocato. È stato lì 2 o 3 mesi alla Sampdoria, un anno alla Sampdoria, in rosa della Sampdoria. Però Calcagni, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, no, non si può fare, tu non puoi mettere Bonucci fuori rosa, non si può fare. Oh, sto bene così, fatemi una foto, sto bene. Giustamente i suoi minuti, no, di notorietà per star parlare male comunque della Juventus,
ha avuto quei 4-5 minuti di notorietà ed è finito lì. Però no, Bonucci non si può mettere fuori rosa, quindi tu hai un giovane, non lo puoi vendere perché sennò è plusvalenza. Non puoi comunque prescindere il contratto, perché sennò quelli dicono no, non si può mettere fuori rosa, non lo puoi cacciare. Ragazzi, se te possiamo fare, noi siamo gli unici che non possiamo fare niente. Poi attenzione, non puoi neanche fare calciomercato, perché se compri dei calciatori no, e tu vuoi aiutare quella squadra, aiuti l'Aston Villa e vanno a indagare chi è il presidente dell'Aston Villa, come mai la Juve compra i calciatori dell'Aston Villa, andiamo a vedere, fanno delle interrogazioni, si indaga. Non ci vuole un report, ci vuole una puntata di report per andare lì, ragazzi. Purtroppo noi abbiamo sempre torto. Lo dice anche lui, ragazzi. Vi ricordate, io ne ho parlato nel video di ieri. Attenzione, perché lui è Magneti Marelli e dice giustamente: no, ma lì è vero, sì, Pellegrini comunque ha rischiato, però io avrei ammonito anche Gatti, eh. Quindi ragazzi, domani voi passate con il rosso, vi fanno la multa, tu al poliziotto che ti fa la multa dici la multa a tutte e due, dai, pure a te una bella multa, dai, alla fine io l'avrei da, dice Magneti Marelli, anche a te. Direi, oh ragazzi, oh, e se uno la prossima volta che ricevi lo stipendio, magari dice al tuo, all'azienda, senti, dammi lo stipendio, magari dallo pure a mia moglie, così, e senti, c'ho una bambina piccola, le diamo uno stipendio pure lì, a tutte e due, a tutte e due. Sono regole, ragazzi, ce lo dice Magneti Marelli, noi alla fine non possiamo far altro che alzare le mani, e alla fine, giustamente, non è successo niente. Poteva anche, perché poi la testata era una testata leggera, perché ci sono le testate pesanti e le testate leggere. In quel momento loro hanno fatto una scansione di Pellegrini, hanno detto questo qua bene ad occhio e croce peserà un 70 kg, quindi se dà una testata è una testata leggera, no, non fa niente. Poi la Gazzetta giustamente dice la Juve comunque si devono rassegnare, alla fine non conviene che fanno nessun, devono stare zitti, è così, alla fine non è successo niente, ragazzi, nessun episodio arbitrale che sfavorisce la Juve, perché comunque noi abbiamo giocato male, dobbiamo stare solo zitti, perché è così. Alla fine, followers, non so se avete sentito la storia di Rabiot, che la mamma aveva detto che lui non vuole venire alla Juve, non avevano mai considerato e preso in considerazione l'offerta di rinnovo della Juventus, perché lui comunque non è interessato, vuole giocare in una squadra big, vuole giocare in Champions League e adesso se ne va al Marsiglia. Secondo me, ragazzi, questo qua vuole giocare vicino a Valentin Carboni, il nuovo Messi, mister 100 milioni di euro. È normale che se ne va al Marsiglia, perché lui vuole stare vicino a Valentin Carboni. Ragazzi, di questo si tratta. I giornali purtroppo hanno vergogna a dirlo, però è così. Comunque, followers, parlando di vergogna, vedete che i tifosi del Pianiapoli vincono comunque 4-0 espugnando lo stadio del Cagliari. Questo alla fine è un risultato comunque che è arrivato un po' bugiardo. Secondo me il Cagliari aveva giocato bene nella prima parte della partita, però comunque loro vincono 4-0. Ma non si tratta di questo, si tratta del fatto che comunque loro si lamentano sempre, perché loro sono brave persone e alla fine è razzismo, odiano tutti Napoli. Guardate, dice Briatore, guardate che la pizza a Napoli sembra un chewing gum. Noi che abbiamo inventato l'Urlo Champions, abbiamo inventato la pizza. Noi l'abbiamo inventato, tu non puoi dire così, c'è sempre razzismo contro Napoli. Come succede una cosa? Razzismo contro Napoli, noi così. Poi però loro vanno lì con uno striscione, dicendo che quelli di Cagliari devono andare a prendere le pecore lì, cose così, lanciano i fumogeni, fanno il casino e poi alla fine è colpa di quelli del Cagliari. Questo è reso conto, alla fine sono stati quelli del Cagliari che hanno fatto casino, perché loro comunque sono delle persone esemplari, ragazzi. I tifosi del Pianiapoli si distinguono sempre. Attenzione, followers, cambiamo un attimo di tema, vorrei parlare con voi della Inter di Milano. Attenzione che loro adesso c'hanno i soldi, eh. Attenzione che c'hanno i soldi, perché sicuramente lo compreranno, ragazzi. Jonathan David, l'Inter ci pensa concretamente e potrebbe affondare il colpo già a gennaio. Giustamente qui non specificano, ragazzi, non specificano, ma sarà comunque gennaio 2045, quando lo possono prendere a zero. Anche perché, ragazzi, lui poi non è che è passata proprio in sordina, è passata inosservata questa notizia, ma ragazzi, hanno detto quelli della procura che comunque la Inter di Milano
non ha nessun problema di soldi, non ci sono debiti, loro proprio c'hanno i soldi proprio così, altro che Chiariello che fumava il sigaro. Quelli della Cartonese c'hanno un sacco di soldi. E quindi ragazzi, nel 2045, quando sarà a punto di ritirarsi, Jonathan David, che avrà fatto una carriera in altre 30-40 squadre, proprio quando sta così col bastone, nel 2045 probabilmente lo potranno prendere, perché quelli del Napoli, quelli dell'Inter c'hanno i soldi, molto più di Chiariello che fumava il sigaro, proprio abbiamo i soldi, l'hanno detto quelli della procura, quindi hanno un sacco di soldi. Comunque ha parlato proprio della Cartonese, ha parlato lui, Simone Inzaghi, ha detto spiace, lui dice spiace, perché alla fine potevamo sbloccarla noi, dice avessimo segnato noi per primo, potevamo vincere, però alla fine ragazzi, alla fine purtroppo non abbiamo segnato noi, ha segnato il Monza che ha giocato bene, secondo me il Monza avrebbe meritato qualcosina in più, effettivamente non è che il Monza ha meritato qualcosina in più, stava per accadere, poi giustamente se l'arbitro casualmente, lo dico, alzo le mani, casualmente, sono cose che succedono, casualmente, l'arbitro si è sbagliato, lui prima aveva dato il vantaggio, no? L'arbitro dà il vantaggio, poi ragazzi che cosa succede? Tu puoi dare il vantaggio, ma poi questo qua del Monza andava in porta, era un'azione pericolosa, Pessina si poteva trovare a tu per tu con il portierone della Cartonese, allora l'arbitro ha pensato, oh ma Sommer è fortissimo, cioè questo qua Sommer è uno dei portieri più bravi al mondo, però no, non me la sento, e ha fermato il gioco. E poi giustamente quelli del Monza, i calciatori del Monza, hanno detto scusa un attimo, ma che cazzo fai? E lui fa, mi ci hanno mandato, io ho delle regole, la marotta lì. Lui fa così, vedete ragazzi, ve lo voglio far vedere, guardate, sconsolato, dice, che devo fare? Non è che posso andare a dirigere il traffico in via Ceglie. Io comunque ho una famiglia, devo pagare il mutuo. E alla fine la Marotta League, io, cioè, ordini dall'alto, giustamente. Però è casuale, ragazzi, è tutto casuale. Lui alla fine non l'ha fatto apposta. Cioè, l'ha fatto apposta. Però ragazzi, è normale. È normale. La cosa strana, no? La cosa strana è che comunque ci sono questi episodi sempre, come dice De Siervo, no? Il campionato in Serie A è molto bello perché vincono sempre squadre diverse e anche i favori arbitrali. Come vedete ragazzi, oggi tocca all'Inter per esempio, oggi è toccata all'Inter l'aiuto arbitrale, però nelle giornate scorse ragazzi è toccato all'Inter, una volta è toccato alla Cartonese, poi magari la prossima volta tocca alla Inter di Milano, poi alla seconda squadra di Milano, poi ai cartonati, poi ai perdazzurri, poi all'Inter tristi, cambia, non è sempre gli stessi, no, cambia. Purtroppo sono cose che succedono, perché lui in primo luogo dice, vabbè, ho il vantaggio, tanto questo col cactus che segna, poi però ragazzi, un mezzo rimpallo, la palla finisce a Pessina, l'arbitro fischia che qui, qua, attenzione, mi mandano ad arbitrare lì in interregionale, ferma tutto, e poi giustamente lui sconsolato, lo voglio far rivedere, guardate ragazzi, che devo fare? Che volete da me, ragazzi? La Marotta lì, sono cose che succedono. Però tutto regolare, Tutto regolare, il campionato non è falsato. Ad ogni modo, followers, la seduta con il vostro YouGuffo termina qui. Io vi ricordo il momento tenerezza. È importante fare l'iscrizione al canale per aiutare il vostro YouGuffo. Voi sapete che è d'obbligo anche lasciare un like. Noi ci vediamo nella nostra prossima seduta. Chi non si iscrive al canale è un Magneti Marelli.